Da sempre, gli esseri umani, per far fronte alle esigenze del vivere, si sono spostati da un territorio all'altro, in cerca di condizioni di vita migliori. Agli arbori dell'esistenza, quando pochi erano gli strumenti conoscitivi e l'esperienza della vita cresceva assieme alla nostra storia, l'uomo era nomade, perché il freddo e il caldo lo costringevano a trovare posti che gli garantissero la sopravvivenza. La scarsità o l'abbondanza di cibo gli permettevano la permanenza in una determinata area e pochi erano gli spazi già occupati da qualcun altro. Col passare dei secoli le cose sono gradualmente cambiate e l'uomo è arrivato a modificare il territorio in funzione delle proprie necessità. Sono nati l'allevamento e l'agricoltura che davano la possibilità di fermarsi in un ambiente che ormai era stato un po' domato e non era più così ostile. Si crearono nuclei abitativi e al loro interno le interazioni tra le persone si sono pian piano dovute regolamentare per permettere la convivenza pacifica. Quindi si potrebbe dire che la consapevolezza degli uomini circa i loro bisogni e la conseguente possibilità di farvi fronte sia cresciuta passo passo con l'aumento della popolazione umana e delle esperienze accumulate. È altrettanto vero però che aumentando la popolazione umana sono aumentati anche i problemi della vita comune e quelli dei bisogni che sempre ci accompagnano a proposito del cibo e delle condizioni di vita. Dato che alcuni territori erano, sono e resteranno per ancora molto tempo ostili, in quanto non vi sono ancora le tecniche o anche semplicemente la volontà per renderli idonei al vivere, questo porta gli uomini a spostarsi e a recarsi in luoghi che permettono loro di vivere. Solo che in buona parte dei casi questi luoghi vedevano e vedono già la presenza di altri esseri umani. Ecco nascere gli scontri, perché la paura di perdere qualcosa che si possedeva o che ci si era guadagnati rendeva difficile l'accesso a nuove persone. Ora amplifichiamo queste dinamiche lungo la storia umana e aggiungiamo la nostra inclinazione al peccato e al male e ci accorgiamo che quello che si vive in modo accentuato nei nostri giorni non è nient'altro che un copione già scritto e che ci chiede di essere gestito facendoci il meno male possibile. Tante sono le voci e i giudizi che si sommano in riferimento al fenomeno dell'immigrazione. Queste voci e questi giudizi hanno un volume molto alto e arrivano a fare un forte rumore di fondo. Non è certamente facile per noi cogliere ciò che è essenziale decidere in questa situazione di necessità. Allora vorremmo approfondire la questione e confrontarci per meglio andare incontro alle esigenze che si manifestano. Buonasera signori! Signori. Oggi con questo video tratteremo del tema dell'immigrazione. Ci siamo chiesti cosa può succedere nel mondo in questo periodo, in questa situazione così attuale, per cui siamo andati per le strade nelle nostre scuole a chiedere alle persone cosa ne pensassero. Abbiamo raccolto il tutto ed ora ve lo faremo vedere. Buona visione! Ciao, cosa ne pensi del fenomeno migratorio? Il fenomeno migratorio, diciamo che è la piaga del momento, è un problema, uno dei problemi più grossi che abbiamo nel nostro paese. E questa gente che fugge dalle loro città, dai loro paesi, per in cerca di fortuna qui da noi, sono costretti a scappare perché vivono in un mondo di povertà dove comunque non, specialmente i ragazzi, non hanno un futuro. E secondo te quali sono i problemi? Sì, appunto, i problemi, specialmente i ragazzi, per problemi di povertà e di guerre, scappano perché, come dicevo prima, non vedono un futuro per loro e vengono a cercare la fortuna qui da noi. Non c'è la fame, e non c'è niente, manca cibo, mancano vestiti e vengono da noi per cercare un futuro migliore. E come si potrebbe integrarli?
Sì, il problema integrazione degli immigrati è uno dei, anche questo c'è proprio un problema grossissimo, perché ci deve comunque aiutare anche lo Stato per inserirli, cercare di farli lavorare e avere comunque, cioè, capire che le persone che vogliono lavorare e cercare di dargli un futuro. Allora, noi abbiamo un indiano che comunque aveva stessi problemi. Era venuto qui in Italia, anche lui in cerca di fortuna. Ecco, il nostro caso noi l'abbiamo aiutato. Un agricoltore gli ha dato la casa a uso gratuito e noi invece l'abbiamo fatto lavorare, che lavora ancora tuttora nella nostra azienda, e l'abbiamo assicurato e l'abbiamo aiutato in questo modo. E pian piano lui, insomma, si è fatto un po' di soldini. Una persona brava e adesso ho portato qui anche la sua famiglia, perché anche suo figlio e sua figlia e lei hanno portato la moglie, perché comunque là non hanno un futuro, ragazzi giovani, i suoi figli vorrebbero appunto poter integrarsi come si è integrato il papà, che lavora bene ed è una brava persona. Stiamo facendo un'indagine riguardo al pensiero della comunità lenese sull'immigrazione in Italia. Lei pensa che sia un effetto positivo o negativo? Anzitutto preciso che ho lavorato e lavoro da tempo in un centro profughi, quindi penso di potervi riconoscere abbastanza bene il problema e le dinamiche dell'immigrazione. Non penso che oggi come oggi ci possano essere degli effetti positivi per quanto riguarda la società italiana rispetto agli immigrati. D'altro canto capisco le necessità di chi migra e cerca delle condizioni migliori di vita. Crede che ci possano essere possibilità di vera integrazione nel futuro? Purtroppo, conoscendo bene gli immigrati e i loro valori di riferimento, devo dire che sono completamente lontani dai nostri valori di riferimento. Ad esempio, il concetto di rispetto è molto lontano nella loro cultura, tranne rarissimi casi. Quindi, nell'immediato, non penso ci possano essere possibilità di vera integrazione. Con le generazioni future, sì, quando i figli degli immigrati andranno a scuola, frequenteranno i ragazzi italiani, eccetera. Ma allo stato attuale, con chi è appena emigrato, purtroppo no. Ci sono gruppi etnici che hanno maggiori possibilità di integrazione? Sì, chi proviene dalla zona, diciamo dalla penisola indiana, quindi gli indiani, Bangladesh e Pakistan, perché probabilmente sono stati colonizzati e sono stati istruiti nell'epoca della colonizzazione, a valori che sono più vicini ai nostri. Sicuramente escludo chi proviene dall'Africa più profonda, ad esempio i nigeriani. I nigeriani sono completamente lontani dai nostri valori di riferimento e secondo me in gran parte sono una minaccia, un pericolo. Ciao, sappiamo tutti che in questo momento l'immigrazione è un tema molto discusso. Noi abbiamo deciso di intervistare delle persone e chiedere il loro parere. Cosa ne pensi dell'immigrazione? L'immigrazione è un fenomeno, a mio parere, che sta mettendo a prova la portata culturale dell'Europa e dei singoli stati. È un fenomeno che si può definire che va a coinvolgere i singoli stati dal punto di vista sociale, economico e morale, e secondo me le sta mettendo appunto a prova per vedere appunto se c'è una reale coesione o se c'è una reale preparazione per far fronte a questo fenomeno. Sei d'accordo con i provvedimenti che gli stati e l'Europa stanno prendendo? Ritengo che questi provvedimenti, a mio parere, siano un pochino calati dall'alto, in quanto ogni singolo stato ha una sua, diciamo per farla breve, è preparato un po' a suo modo. Ogni singolo stato deve far fronte a una realtà che talvolta è diversa da quella di altri stati. Prendiamo per esempio il nostro caso come italiani, abbiamo l'emergenza nel Mediterraneo, sulla frontiera macedone c'è un'emergenza anche lì, però strutturata in modo diverso, come è strutturata in modo diverso quella sul confine a Calais. Mentre invece il fenomeno sulla Manica in Francia è un fenomeno completamente diverso, che anche lì vediamo delle realtà che sono veramente sconvolgenti.
Cosa ne pensi delle reazioni e degli atteggiamenti dei singoli stati? Appunto, come dicevo prima, le reazioni di singoli stati possono essere le più svariate. Torno a dire che si può misurare la civiltà, la preparazione a portata culturale, la preparazione, la coesione sociale, la questione economica si può misurare nella misura in cui, a mio parere, sa far fronte a questo fenomeno che, come dicevo prima, si sta mettendo appunto a dura prova queste realtà nazionali. E gli atteggiamenti a volte sarebbero discutibili, anche se a mio parere bisognerebbe calarsi bene nelle singole realtà per misurare, per andare a cogliere bene il provvedimento. Ad esempio, il fenomeno dei muri che tanto fanno scalpore e che tanto ognuno ritiene di dare valutazioni, sui quali ognuno ritiene di dare appunto delle valutazioni, sia una questione che vada bene, bene, bene studiata e ben ponderata. A mio parere, ritengo che dietro a questi contesti ci siano delle grosse sacche di povertà e dei contesti sociali o culturali veramente poveri. Penso che comunque fenomeni di chiusura, di paura, di pregiudizio siano un po' fenomeni che vadano un po' studiati e vadano anche da un punto di vista un po' considerati nel merito, in quanto credo che siano un po' l'espressione di una società che ha bisogno di forse di crescere un po' da tutti i punti di vista, forse dal punto di vista umano, dal punto di vista, come dire, culturale, dal punto di vista magari anche un attimino dal punto di vista etico, perché alla fine penso che alla fine sia un fenomeno al quale non ci si possa scappare. È bene che la società, ma a partire dallo Stato e le istituzioni, siano attrezzate e si attrezzino per investano anche qualche cosina per riuscire a creare i presupposti perché la società diventi una società armonica e diventi un attimino capace di far sì che questo fenomeno non ci passi sopra, ma sia un fenomeno che siamo in grado di gestire in quanto società occidentale, ma società del benessere. Ti ringrazio per l'intervista, allora. Prego. Come ti chiami? Mi chiamo Grazia. Che lavoro fai? Attualmente sto cercando lavoro. Ok. Secondo te, quali sono i motivi dell'immigrazione? Allora, l'immigrazione è un tema molto difficile. I motivi dell'immigrazione sono parecchi. Ora vediamo che molta gente sta immigrando per problematiche come guerra, come situazioni molto pesanti nel loro paese. Quindi sono alla ricerca di neanche benessere, ma alla ricerca di qualcosa di liberatorio, diciamo così. Come credi possa essere migliorata la situazione degli immigrati? Accettandoli, perché purtroppo in Italia abbiamo paura di culture differenti e quindi non abbiamo l'idea di accettare, e questo è una cosa molto grave. Credi che in questa situazione l'immigrazione sia una risorsa o un problema? No, è una risorsa, anche perché tornando indietro nel tempo, qualche anno fa gli immigrati hanno comunque preso posti di lavoro che noi non, passatemi il termine, non utilizziamo più quei posti, non ci interessano più, sono
sorpassati per noi e quindi loro entrano a far parte di queste attività lavorative che noi non Non utilizziamo più. Allora io l'ho bloccato adesso. Cosa pensi dell'immigrazione in generale? Allora, è un problema molto forte, nel senso che noi italiani, diciamo così, noi italiani siamo paurosi, abbiamo paura del diverso, quindi cerchiamo di allontanare queste persone. Invece dovremmo saper accogliere, confrontarci. Anche perché quello che portiamo noi potrebbe essere Cosa pensi dell'immigrazione in generale? l'immigrazione per me è qualcosa di positivo. Quello che sta succedendo negli ultimi anni da noi è una rivoluzione, ma che è positiva, positiva sotto tanti punti di vista. Guardiamo il fatto che nascite siamo a zero e con l'immigrazione invece, con queste famiglie giovani che arrivano, portano bambini. Vediamo anche il lato positivo, come dicevo poc'anzi, delle aziende, nelle aziende che queste persone riescono a lavorare in posti dove noi non accediamo più. Cioè, io lo vedo veramente come anche qualcosa che sono persone che ci possono arricchire, anche se purtroppo noi italiani abbiamo molta paura di conoscere culture differenti. Ci troviamo con il professor Leonardo Bugada, docente di storia e filosofia presso un liceo scientifico del territorio. Oggi vorremmo porle alcune domande riguardanti il tema dell'immigrazione. Si tratta sicuramente di un argomento più che mai attuale e particolarmente delicato e complesso. Non abbiamo la pretesa di trovare delle soluzioni, anche perché sarebbe impossibile in pochi minuti. Il nostro scopo invece è quello di confrontare idee e opinioni per meglio comprendere questo aspetto. Iniziamo pure con la prima domanda. Le migrazioni di popoli sono eventi non sconosciuti alla storia dell'uomo. Per secoli varie popolazioni si sono spostate da un territorio all'altro in cerca di migliori condizioni di vita. A suo parere, i flussi migratori oggi sono un problema o una risorsa? Ma io parlo per quello che mi compete, ovvero essere un docente di storia e filosofia. Non ho ruoli politici, non ho ruoli da giornalista, non ho viaggiato in quei paesi, quindi la mia risposta si basa sostanzialmente su quello che ho letto sui libri, un po' di televisione, qualche dibattito, qualche giornale letto e un po' di sensibilità personale. Sicuramente nella storia, la storia insegna che quando masse enormi di uomini si spostano, ci sono delle problematiche. Quindi innanzitutto sgombrerei il campo da un'interpretazione facile e semplicistica del problema. Non esistono soluzioni facili, così come pretende una certa parte politica, o un'altra, cioè le parti estreme, direi destra e sinistra estreme. Gli uni facile nel senso di dire risolviamo i problemi da un punto di vista militare con durezza chiudendo le barriere, perché in fondo queste persone non hanno fatto niente. E nella Costituzione italiana, ad esempio, c'è scritto che laddove una persona non possa esercitare le sue prerogative democratiche nel proprio paese, ha diritto di asilo nel paese italiano, che è un principio interessante sicuramente. Nemmeno la soluzione semplicistica dall'altra parte, ovvero un'accoglienza indiscriminata. Mi riferisco a
la parte sinistra dello schieramento, che prevede discorsi francamente un po' elitari, forse da un certo punto di vista, perché poi le situazioni delle città, dei paesi, sono, non hanno a che fare, questi politici in genere sono in una torre d'avorio, possiamo ben dirlo, cioè che le problematiche le vivono gli ultimi e con i penultimi con gli ultimi sono gli immigrati, i penultimi sono gli abitanti delle periferie, gli abitanti, ma non tanto perché sono persone gli immigrati, cioè a livello personale ci sarà il buono, il cattivo, la brava persona e il delinquente sicuramente. Arrivano in condizioni di disagio, quindi anche la persona migliore in queste condizioni non può che creare qualche problema sicuramente. Ok, e quindi dal punto di vista, lei crede questi flussi migratori possano portare un minimo di, possono essere una risorsa, almeno in parte, o porteranno e creeranno solo problemi o... La conclusione che si riallaccia alla prima risposta è che... Possono essere un guadagno per lo Stato? Come vedo io, sicuramente le cose possono essere positive, nel senso che anche qua riallacciamoci alla storia. Ci sono stati degli imperi nella storia che hanno fatto del multiculturalismo un fatto estremamente positivo, basti pensare anche alle grandi città europee del 7, 8, 900 come Londra o Parigi, sono città molto multiculturali e se tu vai a Londra vedi una città che funziona e che ha il quadruplo degli abitanti di Roma, che è una città che non funziona, okay. Servono delle regole. Ecco, questa è la conclusione del mio ragionamento. Servono delle leggi che pure ci sono e vanno fatte, secondo me, rispettare sia per cittadini italiani, sia per chi richiede asilo. L'esistenza delle regole è alla base di ogni vivere civile. Se no, se non c'è la regola e la legge, c'è la barbarie. Ok, quindi grazie. La seconda domanda è... Numerosi sono i servizi propostici dai media sul tema dell'immigrazione. Qual è la prima parola alla quale pensa nel vedere le immagini dei migranti sui barconi o nelle interminabili file a piedi per attraversare le frontiere? Anche questo è un discorso che l'impatto emotivo deve lasciare spazio alla riflessione pacata, razionale. Sicuramente, se no non ne usciamo. Col vittimismo, con l'allarmismo, insomma, l'impatto emotivo è forte, ma dobbiamo avere la forza di lasciare lo spazio alla riflessione. La riflessione è questa: queste persone hanno avuto la sfortuna di nascere nella parte sbagliata del mondo, così come noi abbiamo avuto la fortuna di nascere nel primo mondo, insomma, non è un merito nostro, è solo una fortuna. E quindi rifacciamoci a quello che direbbe Kant, ad esempio, un filosofo del Settecento, cioè facciamo finta che la nostra condizione non è questa. Se fossimo nati noi in una situazione di guerra, come vedremmo la faccenda in maniera diversa. Ecco, quindi sicuramente l'atteggiamento deve essere di, insomma, lasciare spazio dall'intolleranza al capire, al comprendere, appunto sostenuti però dalle leggi dello Stato italiano, insomma di uno Stato occidentale civile. Ecco. Okay. Anche perché io non sono di quelli che danno tutta la colpa all'Occidente, però è innegabile che alcune guerre siano state condotte anche recentemente con motivazioni non proprio approfondite, basti pensare alle guerre in Iraq da parte degli americani, okay, o alla stessa Libia bombardata da francesi, da inglesi, da americani col supporto dell'Italia, e che ha destabilizzato tutta una zona sostanzialmente, quindi le cose sì. È una zona abbastanza irrequieta lungo l'arco della storia. Noi abbiamo fatto il nostro. Ok, passiamo pure all'ultima domanda, alla terza domanda. Migranti e rifugiati non sono pedine sulla scacchiera dell'umanità. Questa è una delle molte frasi pronunciate da Papa Francesco riguardanti il tema dell'immigrazione. Può darci un suo parere? Cosa ne pensa? Il Papa fa il Papa e il suo messaggio deve essere universale, deve essere per definizione universale, cioè deve valere per tutte le genti, anche per chi non è cristiano. Quindi
musulmani e cristiani, il messaggio del Papa è quello di una benevolenza cristiana nei confronti anche e soprattutto degli ultimi, ma mi pare perfettamente coerente col messaggio di Gesù e del Vangelo. E, dopodiché il Papa farà il suo discorso, lo Stato farà un altro che, ripeto, deve essere secondo me di nuovo quello della... il Papa non ha, come dire, non deve gestire un territorio vasto, non ha problematiche di tipo politico, cioè fa benissimo a fare il suo discorso di indirizzamento generale, dopodiché lo Stato provvederà, i vari Stati provvederanno, ma è loro interesse comunque provvedere in tutta coscienza a questa problematica, che è la problematica con cui ci dovremo confrontare per i prossimi anni, non finisce qui, assolutamente. E ritorna il discorso della legge e della pratica di come fare per accogliere qui, perché tanto queste persone ci sono e stanno scappando da situazioni incredibili, quindi il discorso non è se vengono o non vengono, il discorso è come fare affinché questa enorme massa di gente che si sposti non diventi un problema ma un'opportunità. Ok, l'intervista è finita, la ringraziamo per la disponibilità, grazie a lei. Bene, 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 questo è il pensiero delle persone che incontriamo ogni giorno. Ma ci siamo chiesti, che cosa ne pensa chi tutti i giorni è a contatto con questa realtà? Proprio per questo, questa sera incontreremo Suor Paola, una suora molto speciale, perché... Non vi svegliamo niente! Mi raccomando, non cambiate canale! Di cosa ti occupi? Un discorso molto lungo. Mi occupo, una parola un po' difficile, ma poi la spieghiamo, dei senza. Capitano persone che non hanno diritti, senza diritti. Capitano persone che non hanno documentazioni, quindi ci sono, vivono, camminano, ma non esistono. Senza. Ci sono persone che hanno bisogno di cure, non c'è l'ospedale, senza medicine, senza cure. Ci sono persone che non hanno più nessuno al mondo, senza famiglia, relazioni, affetti. Ecco. Quindi questa è la casa dei senza. Da quanto tempo ti occupi di questo? Allora, di questo sono 25 anni. Si aprono le porte dell'immigrazione. Succede che parte una legge, voi non eravate nati nessuno, la famosa legge Martelli, dove si dava apertura alle frontiere. Allora la madre generale mi chiama e mi dice: guarda, tu conosci un po' le lingue, un po' l'inglese, sapevo, francese anche, così via, e dice: qui c'è una difficoltà. Il direttore dell'ospedale, quindi fate bene fratelli, dice: voi siete infermiere, se non fate qualche cosa, non accogliete, non vi date da fare per questi ragazzi, ne troveremo parecchi, insomma, in situazioni gravi, magari alcuni ancora verranno, insomma, subiranno la morte così velocemente. Allora la madre generale dice: ti senti di stare, di accogliere un gruppo di, erano i pakistani i primi che ho incontrato, un gruppo di pakistani, di uomini, 50 uomini, in una accoglienza, in un dormitorio, stavano a dormire, a mangiare, poi di giorno uscivano. Io volevo andare in missione e ho fatto una riflessione, però mi è sempre stato detto di no. Allora ho capito che è Gesù che dispone, è Lui che segna il cammino, è Lui che segna la tua strada, la tua vita, e ti chiede se è possibile, se lo vuoi fare con Lui. Allora ho capito che non io ho la missione, ma la missione è venuta a me. Dimmi. Cos'è per te l'accoglienza? L'accoglienza per me è un gesto sacro. Accogliere. Non puoi accogliere col muso, non puoi accogliere con la rabbia, non puoi accogliere sbuffando. Accogliere vuol dire, è un gesto di finezza, di affetto, di relazione. Quindi l'accoglienza, direi che è uno dei gesti più grandi dell'amore. Quando un ragazzo e una ragazza si incontrano,
cosa fare? Si accolgono. E cosa vuol dire? Si accettano, cercano di capirsi, di comprendersi, di camminare sulla stessa onda per poi concretizzare qualcosa. Ma il primo passo qual è? L'accoglienza. Ma quel passo lì, se fatto bene, se è vero, se sincero, contiene un valore immenso. Quindi è una cosa, una realtà sacra, un gesto sacro. È un'opera sacra. Accogliere vuol dire proprio portare dentro di te l'altro. Se lo senti solo vicina, vi siete accolti voi due, no? Siete solamente sedute vicine. No? Per accogliervi ci vuole tutto un movimento del cuore, della vita, di tutto un modo di essere, di fare, di dire. Quindi per me l'accoglienza è qualcosa di sacro. Quindi l'accoglienza è una cosa sacra. Papa Francesco continua a dirlo. È una delle opere più grandi, l'accoglienza. Si è fatta nello stile del Vangelo, però è chiaro, sia chiaro. La storia si ripete. Quindi non dobbiamo fare ghetti, fare non so, problematiche, mettere. È la storia non la firma nessuno. Il padrone della storia è lui. La storia dell'umanità è sempre stata un esodo che dobbiamo diventare capaci sempre di più di accogliere questo senza, questi senza, senza patria, senza sicurezza, senza, diciamo, un futuro. Quella parola coniata 25 anni fa va a pennello oggi. Capite? Cambieresti qualcosa della tua vita? No. No, perché mi sento pienamente realizzata. Mi sento pienamente in armonia con la vocazione che Dio mi ha dato. Mi sento veramente al posto giusto dove Dio mi ha voluto. Vorrei semmai fare meglio, fare di più. Quella parola che ho detto prima dell'accoglienza vorrei che fosse più piena, più vera, per non cambiare niente. Grazie Sor Paola per questa tua toccante testimonianza. A proposito, cosa pensa la gente? Abbiamo incontrato chi tutti i giorni è a contatto con questa realtà. E adesso sentiremo il pensiero di Adrian, un uomo che ha vissuto nella sua vita questa esperienza, che è stato costretto a cambiare casa, ad allontanarsi dalla sua famiglia e a cambiare completamente la sua vita. Vai Alti! Ok, ben arrivati a tutti, diamo il benvenuto a Alti, questa sera è con noi e ha accolto il nostro invito per poter darci una mano a presentare il suo punto di vista, la sua esperienza. Noi da qualche tempo ci stiamo confrontando con delle persone, con delle realtà che hanno a che fare con l'immigrazione, con l'accoglienza. Tutti sappiamo bene che negli ultimi tempi l'Europa sta affrontando questo, dire tema è un po' umiliante, questa realtà problematica che vede spostarsi, migrare gruppi di persone, flussi di persone in cerca di condizioni migliori. Allora abbiamo chiesto anche a te, Altin, che abiti nel nostro comune, di raccontarci un po' la tua esperienza. Tu da dove arrivi, Altin? Allora, praticamente io arrivo dall'Albania. Centro Albania, Elbasan. Praticamente lì, quando sono partito per andare a Resta, diciamo, di lavoro non ce n'era. Non è che ero così messo male, diciamo, nel modo di vivere, però si faceva abbastanza fatica. Allora, a un certo punto ho deciso, diciamo, di emigrare e sono partito per andare in Grecia. In Grecia? Sì. Sono stato in Grecia per circa 6 o 7 anni. E qui, scusa, qui a che anno siamo, quando sei partito? Quando io sono partito doveva essere, penso, 93 o 94, adesso non mi ricordo bene. Quindi già oltre 20 anni fa. Oltre 20 anni fa, che io sono andato come emigrare, diciamo, nei paesi dell'Europa. Sono andato in Grecia, ho lavorato per 4-5 anni. Come accoglienza, diciamo, i paesani erano abbastanza bravi. Diciamo, i rapporti erano un po' difficili con quelli che rappresentavano, diciamo, lo Stato, tipo i carabinieri o quelli che ti fermavano per strada. I controlli comunque della polizia erano severi. Anche se io ero regolare, ma c'era sempre questo controllo, ogni giorno magari ti fermavano,
ma anche nello stesso giorno magari ti fermavano per due volte, anche se eri già controllato una volta. Ti facevano sentire che tu non eri dei loro? Specialmente loro ce l'avevano un po', diciamo, con gli albanesi. E diciamo, poi anche quando noi andavamo, diciamo, a lavorare, il modo di pagamento, di come ti trattavano era proprio diverso. Se tu fossi, diciamo, un emigrato, non venivi pagato nella stessa maniera come andava pagato, diciamo, il greco. Una sorta di approfittarsi di chi era lì un po' costretto, cercando condizioni, diciamo, migliori, e dicevano o prendi questo oppure te ne vai. Ma magari non te lo dicevano così, ma si capiva, diciamo. Te lo facevano capire. Ecco, te lo facevano capire. Più o meno le condizioni erano queste. Uno, diciamo, che ci tiene, che ci sta, o... cioè uno che ci tiene di quello che fa, cioè che si sente in grado di fare di più, magari si sente un po' fastidioso da questo trattamento. Allora è arrivato il tempo, a un certo punto ho detto basta, mi sono stufato, parto, vado via in un altro paese. Sono stato, diciamo, fortunato perché qui già da 2 anni prima che io partissi dall'Albania c'era già mio cognato, forse da 2 o 3 anni. Quindi dalla Grecia sei passato poi direttamente all'Italia? No, ho deciso di andare in Italia. Okay. Ho contattato mio cognato insieme al suo cugino, che loro stavano qui. Siccome loro erano venuti prima di me, volevo sapere in quale maniera si poteva venire di qua. Allora, il cugino del mio cognato praticamente aveva lavorato da un greco che faceva l'autista, uh-huh, di camion. Praticamente aveva quasi una 15 di camion che trasportava da Grecia nei paesi scandinavi di pesche, frutti, verdure, perché in Grecia, diciamo, si producono tanto. Scontato questa persona, tramite lui, tramite il cugino di mio cognato, lo chiamo, mi risponde molto educato, una brava persona straordinaria. Gli dico, io ho deciso di andare in Italia. Mi ha detto Bardul, che lui si chiamava Bardul, il cugino di mio cognato, che tu mi potresti aiutare. Ho detto lui, sì, volentieri, nessun problema. Prima però ha detto devi passare da casa mia. Un giorno decido di passare da casa sua, faccio un po' fatica a trovare la sua casa perché abitava a Atene, un po' incasinata Atene. Atene è una città grossa, quindi. Sì, abbastanza grossa. Ma forse non, diciamo, più grossa, ma densa come popolazione, come messa, per come è stata costruita. Con un po' di fatica lo trovo, vado a casa sua, molto gentile lui, perché di solito i greci sono un po' più calorosi, diciamo, più caldi. Sì. Mi dice che tu devi far finta che fossi un mio dublante, praticamente che io facevo cambio a lui. Capito? Cambio di camion, quando lui si stancava dovevo essere io a guidare. Diciamo, in Grecia io ero regolare con tutti i documenti, cioè quella cosa lì la potevo fare, anche se non avevo la patente. Abbiamo fatto addirittura una patente falsa, non era vera, troppo per niente. Andiamo lì. Però mi dice così, qualsiasi persona che ti ferma quando gli dici, quando scendiamo dalla nave, a me non mi hai conosciuto, perché se gli dici la verità mi rovini. Quindi qua già avete capito che qualcosa non stava funzionando, cioè c'era comunque un... No, io lo sapevo, cioè questa cosa qua io ero cosciente, okay, che stavamo facendo una cosa, diciamo, non regolare. Okay. E praticamente mi dice che se ti chiede qualcuno, cioè gli dici che io non ti ho conosciuto, per come sei venuto, raccontali quello che vuoi, ma non dirgli che sei stato con me. Sono stato nascosto sulla nave, sono sceso, basta. Ok, gli dico. Andiamo sulla nave, andiamo a mangiare sempre come tutti gli altri. Arriviamo poi a Ancona. A Ancona andiamo a scendere dalla nave. No, prima di scendere gli dico, ma io cosa devo a te, questo signore qua? Gli dico, Altin, mi dice, Altin, a me non devi niente. Stessa cosa che io ho fatto a te, fai anche tu qualcun altro. Cioè, in modo diverso, ma quel senso lì, straordinario. Lì ho fatto i miei auguri, cioè la cosa che mi hai fatto non lo dimenticherei mai, perché sei stato davvero straordinario. Lui ha rischiato addirittura, se lo prendevano, li sequestravano tutti i camion. Accusa era per... traffico di persone, favoreggiamento, clandestinità, tutto, cioè sequestro camion, una bella multa, poteva rischiare, diciamo, forse non il carcere, però un bel rischio, cioè per fare una cosa del genere ci vuole. Secondo te perché l'ha fatto? Semplicemente per fare un favore a quel ragazzo lì, ma anche perché gli albanesi a lui gli stavano a cuore, perché, diciamo così, aveva dei ragazzi che lavoravano per lui, erano 3-4 autisti che lavoravano per lui, okay, tutti albanesi, e gli stavano a cuore, ma era anche una persona fatta così, una persona brava, buona. Comunque scendo, nessun problema, vado alla stazione dei treni, prendo il treno, faccio il biglietto, diciamo la lingua italiana noi in Albania più un po' la parlate, a parlare, diciamo, no, però guardavamo sempre i canali in chiaro, tipo la Rai, tutta in chiaro, Mediaset, tutta in Albania si vede sempre,
Quindi capivate comunque. Sì, capivamo, facevamo magari un po' fatica a parlare, non a capire quasi tutto. Comunque, prendo il treno verso Brescia. Vedo tutta un'altra cosa, diciamo, perché la Grecia, diciamo, per come com'è, diciamo, assomiglia un po' all'Albania. Invece l'Italia è proprio, diciamo, un paese proprio europeo. Cioè, vedi la differenza. Una cosa nuova, diciamo, per me. Comunque, scendo lì a stazione dei treni di Brescia. Sì. Viene mio cugino. Non mio cugino. Mio cugnato con suo cugino, che mi aspettano lì. Con la macchina andiamo a casa. Mangiamo, riposiamo un po', andiamo a bere il caffè. Poi il resto, diciamo... Per dirti che non ho fatto una grande fatica, diciamo, venire dalla Grecia in Italia. Poi siamo venuti qua, il modo di lavorare, diciamo, allora non c'era ancora nessuna legge che si potevano fare i documenti. Per quasi un anno e mezzo, finché è uscita la sanatoria, che si chiamava, se non sbaglio, la Bossi-Fini. Bossi-Fini, prima sì. C'era il Turco Napolitano. Mm-hmm. Diciamo, quella lì era un po' più semplice. Diciamo, per un anno sei vissuto qui in Italia senza documenti? Senza documenti, in nero, ma ho sempre lavorato, diciamo. Quindi direi che comunque qualcuno ti ha accolto e ti ha fatto lavorare in nero. Comunque. Diciamo, mi ha accolto il mio cugnato, con suo cugino. Poi di gente che lavorava, erano muratori o facevano intonacature, stuccature, lavori in cartongesso. Abbiamo sempre trovato la maniera, diciamo, di lavorare. Mm-hmm. Ma addirittura si facevano anche dei bei soldi, per dire. Beh, lavoravi, cioè, comunque. Non lavoravo, certo. Cioè, la facevamo addirittura anche 10 ore al giorno. Certo. Ma anche i signori che ci portavano a lavorare erano delle brave persone. Allora, se tu dici che lavoravo nero, io non lo considererei, diciamo, come un sfruttamento, perché ci ha aiutato tanto quella persona lì. Ci ha aiutato addirittura di trovare casa, ci ha portato di tutto e di più nella casa, perché la casa era vuota. Poi, siccome avevo mia moglie, che quando io sono andato via da Grecia, lei è rimasta incinta. Con mia figlia, che dopo è venuto qua, una delle ragazze la conosce, che sarebbe lei, Bora. Praticamente è rimasta incinta, quando io sono andata via, aveva più o meno, era 6 mesi mia moglie incinta. Sono andata via, lei è nata in Albania, io non c'era quando lei è nata, perché non potevo andare, senza certo. permesso, senza niente, non potevo rischiare tornare ancora indietro. Allora cosa ho fatto? Dopo che lei è nata, erano più o meno 7 mesi, ho deciso di portarli qui. Però non sapevo come, allora, a quei tempi lì c'erano ancora dei modi sempre non regolari, diciamo, si pagava per avere un visto, il visto era regolare, ma si pagava una certa cifra, tipo, io per portare qui mia moglie e mio figlio ho pagato 8 milioni di vecchie lire. Cifra importante. Cifra importante. Diciamo la verità, a quel tempo lì forse non ce li avevo ancora i 8 milioni di vecchie lire, perché abbiamo dovuto prendere la casa. La casa che abbiamo comprato, essendo noi senza documenti, la signora che ce l'ha data ci ha chiesto come garanzia tipo 5 milioni di vecchie lire, messa a parte, non gli toccava a nessuno, però lo volevo questa garanzia. Quindi anche comunque ti ha fatto, dato la casa, che hai comprato o era in affitto? Allora eravamo in affitto, io adesso ho già comprata perché è passato un po' di tempo. Sì, no, ma dico, allora quella persona comunque ti ha fatto un affitto, anche se in realtà non poteva farlo. Non poteva fare, okay. Cioè lo considererei sempre come un favore. Cioè. Certo. Sono venuto con l'aereo, non ho avuto nessun problema. Sono scesi a Malpensa, Milano. La cosa strana, questa è una cosa che non dimenticherei mai. Sono andato io e mio cugnato a aspettare mia moglie, praticamente suo fratello. Tu da allora l'avevi più vista? No, per 2 anni io non l'ho vista. Sentivo solo parlare al telefono. Poi comunque, allora, la bella storia che ti volevo raccontare è questa qua. Quando noi andiamo, diciamo, vedo mia moglie e mia figlia, li abbraccio come è normale che fosse. Andiamo, ci viene a... Tua figlia che tu non l'avevi ancora visto? Non l'avevo ancora vista. Aveva 7 mesi o 8 se non sbaglio. Va mio cugnato a prendere in braccio, non va. Va l'altro ragazzo che faceva da autista, perché abbiamo preso un ragazzo pakistano se non sbaglio. Va lui a prendere e lei si mette a piangere. Quando vado io, mi abbraccia direttamente, senza avermi mai visto. Magari la fotografia, non... forse. No, non è quella. Chi era di 7 mesi? Cioè, piccola, 7 mesi, piccola. Proprio non riesce. Io mi sono rimasto male, ho detto, Dio, sei grande. Perché è impossibile che una persona piccola, che non ti ha mai visto, secondo me, non so, ha sentito, non so, che era suo papà. Il legame di sangue. Cioè, secondo me è il regalo del creatore. Certo. Poi, diciamo, torniamo a casa. Poi le cose, diciamo, erano normali. È passata un anno e mezzo che siamo rimasti
qua come clandestini. Perfetto, in quel periodo lì mi è successo anche un incidente con la moto. Quando apro gli occhi, vedo il controsoffitto bianco, era 11:30. Ho detto, ma io cosa faccio qui? Ma non mi ricordavo di nulla. C'era addirittura di fronte a me un signore che aveva circa 60-65 anni. Mi dice, Altin, mi sapeva anche il mio nome. Hai fatto un incidente alle 7 del mattino. Sono venuti lì a prenderti e ti hanno portato qua. Ma mi ero fatto male un po' qua, un po' dappertutto, ma di segni particolari solo botte. Mi ha detto che i tuoi lo sanno già, perché qui c'erano i carabinieri di Verolanova, ti hanno chiesto, tu hai risposto. Hanno dato le risposte giuste, ma io non mi ricordavo di nulla. Cioè praticamente lui era venuto il maresciallo da mia moglie, le aveva detto guarda che tuo marito ha fatto un incidente stamattina, ma non preoccuparti che sta bene, non ha niente di grave. Mi hanno tenuto in ospedale forse per 3 giorni, se non mi ricordo male. Poi mi fanno uscire. Sempre la cosa, anche questa cosa mi è rimasta sempre in mente. Quando vengo a casa, poi ritorno ancora a lavorare. Sono dopo 10 giorni che torno da lavoro, di sole prendevo il pullman, da Pavone Mela a Leno. Era di solito verso le 5:30. Quando torno per andare a casa, vedo il maresciallo a bussare il mio citofono. Gli dico, maresciallo, cosa cerca? Ha detto, Altin sta cercando lei, cerchi me. Ha detto, perché? Allora, quando hai fatto l'incidente, sono venuto qua a chiamare tua moglie di quello che è successo e volevo semplicemente chiedere come stai. Cioè, io ero ancora clandestino, capito? Guarda, bel gesto, che grand'uomo, praticamente è venuto. Mi ha chiesto, stai bene, non hai più nessun problema. No, no, grazie a Dio, ha detto, io non ho più niente. Comunque ti ringrazio tanto, non lo dimenticherei mai, sei stato davvero un gentiluomo. Ha detto, lui ci mancherebbe altro, mi dà la mano, mi saluta, ha detto, ti auguro tutto il bene del mondo. Anche lui sempre. Allora, da allora tu comunque hai fatto... Io ho sempre trovato, diciamo, le persone con quali ho avuto a che fare, sempre brave persone, raramente, ma raramente qualcuno. Cioè, in Italia mi sono trovato bene. E adesso tu, beh, la tua storia ce l'hai raccontata, ti ringraziamo, hai avuto i tuoi più alti e bassi, sì, sì. Concentrare 20 anni in 20 minuti è quasi impossibile, comunque grazie. E ti vorremmo chiedere, magari poi possiamo anche ampliare le domande ai ragazzi, e, visto che comunque anche tu ti documenterai, avrai notizie da parte dei telegiornali, sentirai anche tu comunque parlare della realtà attuale che ci vede... Ma diciamo che sono sempre interessato, ci tengo. E non so, cosa ne pensi tu della realtà attuale di un'Europa che si trova ad accogliere un flusso di persone elevato, oppure da numeri da considerare importanti più o meno, e qualcuno ha delle posizioni contrarie, qualcuno favorevoli, qualcuno espone delle motivazioni di diverso tipo. Tu cosa ne pensi? Allora, diciamo così, essendo io pure un immigrato, non potrei dare mai, cioè, come dire, torto a loro. In che senso? Che diciamo così, perché se parliamo adesso, ultimamente stiamo parlando solo di emigrati provenienti dalla Siria. Cioè vivere in un paese dove da tutte le parti è bombardato, cioè si fa bombardare, si fa, loro se vanno via da quel posto lì perché non ce la fanno più a stare. Voi dovreste, diciamo, immaginare come si fa a partire a piedi con tutta la famiglia, con un bambino direttamente in braccio di 5-6 mesi, cioè partire da 0 anni fino a 10-15, perché se tu vedi le file che fanno loro sono tremende, cioè sono, certo. C'è tanta gente, quindi vanno via perché sono disperati. Certo. Perché se non secondo me, se loro non ci fossero lì bombardati o fatti di quello che li stanno facendo, per nessun motivo, perché non penso che qualsiasi persona ha voglia di andare via di casa, cioè tu, casa sua è sempre casa sua, tu, diciamo, sono obbligati. E io, se potrei aiutare qualcheduno di loro, se dipendesse da me, li accetterei tutti, capito? Certo. E tu saprai benissimo che alcune motivazioni che vengono poste dalla gente, ma anche dalla gente comune mentre si parla, del fatto che bisogna controllare gli ingressi nel nostro paese o comunque in Europa, è dovuto al fatto che c'è il pericolo comunque legato al terrorismo, alla mancanza di controlli, alle possibilità che queste persone possano essere in qualche modo orientate a farci del male, oppure ancora motivazioni forse non così gravi, ma che possono alterare la stabilità del paese, del tipo, non so, non c'è lavoro già qui adesso, dove vengono e così via. Certo, questi sono aspetti di carattere sociale e culturale che magari vengono
per qualcuno prima e per qualcuno dopo, ma tu dici giustamente c'è una priorità, quella gente sta morendo, sta male, è in pericolo, quindi sono aspetti che vengono dopo. Cioè, cosa pensi ancora? No, di quello che io penso praticamente è che si doveva o si dovrebbe fare ancora, perché non è mai tardi, di cercare di fare in modo che quella gara lì si ferma. Ora, chiaramente noi ora stiamo parlando e poi umilmente non possiamo pensare di risolvere i problemi del mondo o anche di sapere cosa si debba fare con certezza, perché poi ne viviamo una piccola parte. Chi è politico, chi è responsabile dei governi avrà sicuramente altre problematiche, vedrà la vita, vedrà la realtà con un maggiore, se vuoi, scenario di aspetti da considerare. Quindi per noi parlarne così può essere facile, difficile, quindi chiaramente certo. Soluzioni non ne abbiamo. Però secondo te, ti faccio due domande. La prima è questa qua. I governi attualmente stanno facendo ancora poco per questo aspetto, domanda numero uno, e poi a chi dice, perché poi sono anche tante le persone che vogliono alzare i muri, che... No, ma li hanno già alzate addirittura, non so se in Ungheria o in Ungheria paese è stata fatta. Però a chi dice queste cose, a chi vuole magari chiudere le porte, non essere accogliente, tu cosa diresti a queste persone? Quindi prima domanda riguarda cosa fanno i governi, se per te stanno facendo abbastanza, e la seconda cosa è cosa diresti alle persone che sono ostili, che non vorrebbero... Ma i governi, nel senso i governi europei, secondo me non stanno facendo nulla, anzi stanno facendo sì che lì si peggiora la situazione per conto mio, perché continuano ancora a bombardare. Cioè, se tu vai a bombardare cosa risolvi? Non risolvi nulla. Con il male non si risolve nulla. Cioè, vai a bombardare e cercano sempre di scappare. Perché tu vedi, ogni un giorno magari vanno a bombardare i francesi, il giorno dopo gli inglesi. Certo, poi chiaramente gli interventi di bombardamento sono fatti per andare a sconfiggere quelli che ora stanno creando un problema in quel paese. Però il problema lì è che tra di loro, che loro considerano terroristi, c'è gente civile che muore. Dicevamo prima, la realtà è complessa, quindi possiamo pensare... Allora, io dico dal mio punto di vista, come io lo vedo. E invece dicevo, le persone che vorrebbero alzare i muri, oppure quelli che danno credito a chi dice queste cose, o a chi è ostile nel dire rimandiamo tutti a casa questa gente, tu cosa diresti loro? Io direi, ma non solo loro, ma tutte le persone, direi, prima di parlare di una cosa bisogna sedersi dalla parte opposta. Se tu provi a sederti dalla parte opposta, magari riuscirai a capire un po' meglio come stanno le cose, cioè cercherai magari di dare un po'... Almeno io giudico sempre così, cioè non riesco mai a giudicare, cioè mi siedo qua e giudico una persona dall'altra parte, cerco per far dare un giusto ragionamento, un pensiero più giusto, di sedermi proprio dalla parte opposta. Cioè, ci stai dicendo quindi di metterci nei panni degli altri. Che bravo, per dare, per ragionare, per giudicare proprio come si deve, l'unico modo secondo me è di sederti dalla parte opposta. Bene, ora mi hai fatto questa... intervista, abbiamo chiesto la tua disponibilità a raccontarci la tua storia, la tua vicenda che ti ha visto spostarti dal tuo paese. Ora ti dico, torneresti ancora in Albania adesso tu? Se potrei, vivere più o meno come si vive qua, volentieri. La prima cosa che farei sarebbe quella. Tu hai là ancora dei parenti, quindi? La mamma e il papà, però ogni tanto loro vengono qui. Vengono. Però non gli piace stare qui, stanno un po' magari massimo un mese, due, poi vanno via. Giustamente. Perché sono cresciuti lì, per loro è un po' più difficile stare qua. Certo. Perché fanno anche un po' fatica a parlare, perché se tu stai qua, noi andiamo tutti a lavorare, rimangono a casa quasi sempre soli, i bambini a scuola, all'asilo, uno l'altro, quindi stanno qui un mese, due, poi non ce la fanno più e tornano a casa. Comunque tu, Io se potrei andrei anche domani. Ok. Siamo ormai giunti alla fine. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a riflettere su questo tema. Ovviamente sappiamo che la realtà è veramente complessa. Ma questo non ci impedisce, ogni giorno della nostra vita, di scegliere di accoglierci nelle nostre fragilità. Alla prossima!